Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi puntatona su Vintage Story. Siamo a primavera, quindi a maggio. Ho cambiato un po', ho messo un po' di fiori in casa. Questa è la nostra casa e oggi proveremo a cuocere qualcosa. Allora, a parte il fatto che abbiamo fame e stiamo morendo di fame, come al solito non abbiamo cibo abbastanza, ma dobbiamo incominciare a fare qualcosa con l'argilla. Quindi, in teoria, andrei a prendere un po' di argilla. Se abbiamo una pala, sì. Tipo là di fronte ne vedo un po'. Qua ci sono le nostre zucche che ancora non sono cresciute. Eccola qua. E andiamo a raccogliere un po' di argilla. Ci abbiamo i lupi vicino casa. Questa cosa qua è... non è bella. Vediamo se facciamo uno stack a 64. Anche qualcosa in più. Va bene. Ok, abbiamo l'argilla. E adesso andiamola a cuocere. Per cuocere l'argilla, allora, andiamo di qua. Ce ne andiamo in casa al sicuro. Qui dobbiamo fare un cancello, un qualcosa. La mettiamo lontano da dove viviamo, altrimenti qua si prende fuoco e facciamo un casino madornale. Allora, per fare l'argilla andiamo su H, vediamo un po'. Argilla blu, cosa possiamo fare? Allora, dobbiamo fare subito un annaffiatoio per annaffiare le piante. Esatto, andiamo a fare la modellazione dell'argilla. Per gli attrezzi, come la scheggiatura, tieni premuto shift tasto destro con l'argilla in mano per creare la superficie di modellazione. Perfetto. Shift tasto destro. Perfetto. Annaffiatoio. E adesso qua iniziamo a modellare. Qui non si tolgono i pixel, dobbiamo toglierli noi. Allora, però abbiamo un modo per, se non mi ricordo male, tipo F per copiare. Esatto. Abbiamo finito l'argilla. Non è che abbiamo un'altra... Ah, non ce la fa, non ce la riprende. Che peccato. No, fermo. Se no qua ci confondiamo. Se ti siedi, questo lo facciamo e questo qua. Ok, uno, due, tre, questo, quest'altro, questo, questo qua. Poi andiamo di qua. Facciamo questo. Questo è il manico. Questo non va bene. E questo qua. Ta, ta e ta. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo cuocerlo. Per cuocerlo, ok, dobbiamo metterlo qui. Se non ricordo male, serve della paglia. Se ce l'abbiamo, ne abbiamo solo 8. Un po' poche. No, 13 qua. 8 e 13, un po' pochi, però vabbè, diamone un po'.
aglia e vediamo un po'. Vediamo un po'. H, abbiamo detto argilla, blu, facciamo l'annaffiatoio, modellazione argilla, cottura fossa. Posiziona i prodotti argilla in un buco 1-1 per coprire, e poi coprirli con dell'erba secca, bastone e legna da ardere. Ok, accendi il fuoco per cuocere l'argilla, stai attento, potresti... Ok, quindi ci siamo. Qualcosa non funziona. Qualcosa non gli piace, vediamo un po'. Aspetta, eh. Allora. Raccogliamo, mettiamo questo e questo. Oh, adesso sì. Perfetto, poi ci servono dei bastoncini, se non mi ricordo male. Basta. Mi ricordo ci volevano 4 bastoncini. E poi della torba. La torba ce l'abbiamo. Ok. Allora togliamo il tallo. Prendiamo la torba. Vediamo se ci fa mettere direttamente la torba. Secondo me no. Infatti vuole i bastoncini. Andiamo a buttare giù un albero. Oppure facciamo così. Vediamo se ci abbiamo, troviamo qualche bastoncino. Allora, diciamo che la posizione dove siamo non è una delle migliori, eh? La vedo un po' scarsa sia di cibo che di altro. Però più avanti abbiamo... Allora, dietro di noi abbiamo dei lupi, che quelli spawneranno sempre. Quindi potremmo killare per la selvaggina, anche perché si appresta l'inverno. E non so come riuscire a sopravvivere durante l'inverno. Ok, torba. Adesso gli diamo fuoco. Nel frattempo io metterei anche la torba qua. Facciamo delle torce. Ok, daremo fuoco. Poi andiamo qui e conserviamo questi, i semi. Anzi, più che i sesino, perché l'argilla poi la usiamo ancora. Andiamo qua fuori. Naturalmente se piove si spegne tutto. E cuociamo. Iniziamo a cuocere la nostra prima argilla praticamente. Allora, vediamo un po' come chiudere quella casa sopra. Che fa un po' freddino la notte. Allora, questo sta cuocendo, però direi di basta torce. Ma le ha fatte tutte, vabbè, facciamole tutte. Non volevo farle tutte. Basta torce. Ma cucinami la carne. Ci prendiamo un altro po' di torba. Visto che il legno scarseggia. Torba. Janica. Allora, andiamo qua. Perfetto. E direi di... Allora, qua dentro ci mettiamo la torba. Facciamo così. Poi... Qua abbiamo semi e della terra battuta, che potremmo con questa terra battuta
coprire lì volendo, oppure vediamo un attimo se abbiamo qualcos'altro. Della bella legna, oppure abbiamo questi 41 di pietrisco. Facciamolo col pietrisco. Dato che ce l'abbiamo. Rilasciamo un po' di luce. Tipo così. Ok. E la stessa facciamo di qua. Ok. Così abbiamo un po' di luce, ci entra la luce, non ci bagniamo qua fuori. Aspetta, perché io ho visto. Esatto, abbiamo queste. Con delle scalette, se riusciamo. Volevo fare una cosa del genere. Vediamo se. 3. 3 basta. Sentite i lupi? Ecco. Uno, due, tre. Qui si è spento? Ma si è spento? Ah, cotto già. Ok, ha cotto la carne. Buono. E questo qui, se riusciamo a metterlo così? Beh, non è male, dai. Questo lo mettiamo qua. Non abbiamo più spazio praticamente. Sta terra battuta quasi quasi, questi due di terra battuta. Li buttiamo. Qua. Fermi qua, così poi despawnano e ce li togliamo dalle scatole. Questo qua cos'è? Terra a media fertilità. Mettila qua. Ok, qui abbiamo le nostre bacche che fioriranno fra 2 giorni. Questo sta cucinando. A questo punto facciamo un'altra di questa. La chiudiamo qua. E con l'argilla iniziamo a fare qualcosa di. Oh, ma quest'altra c'è le ossa. Ok. Facciamo allora un barattolo. No. Pentola. Cominciamo a fare la pentola. Allora. F, copia. No, cacchio. Ok, prendiamo la pentola, la piazziamo qua e a questo punto io farei anche. Abbiamo la ciotola o il barattolo? Facciamo una ciotola. Così la cuociamo insieme alla pentola. Ok, quindi perfetto e facciamo anche un barattolo crudo. F,
un bel barattolino, così qua dentro ci mettiamo le confetture, le riserve, eccetera, eccetera, per conservarci il cibo. E voilà. Con su bel coperchio. Ok. Adesso andiamo a rimpinguare tutto con questo. Poi mettiamo bastoncini, prendiamo un po' di torba. Eccola qua, uno, due. E cuociamo. Perfetto. Ci sta un po' di tempo, però ne vale la pena. Qua ci mettiamo una torcia. E le altre torce, vediamo un attimo. Allora, tanto dobbiamo mangiarci qualcosa perché se no moriamo. Ecco. Non ci dà assolutamente nulla di buono questa erba qua. Questo lo possiamo far piantare tipo qua. Abbiamo un fiore rosso che lo metteremo qui. E poi ci prendiamo di nuovo questo e mangiamo. Ok, adesso ci prepariamo un posto da poter irrigare e coltivare. Allora, vediamo un attimo, eh. Questo già è abbastanza alto, quindi potremmo vedere un attimo di fare così, dato che questo è già alto di suo. E ci facciamo una pala. Una pala con il bastoncino, eccolo qua. Ce la dà a media fertilità, perfetto. Ecco. È caduta la pietra sul piede, eh? Si è fatto male? Sì, là ci abbiamo anche l'acqua, però dobbiamo abbassarla un altro po'. Abbassiamo a... Vabbè. Quella poi... incominciamo a trovare le pietre adesso. Ok. Allora. Quindi qua la chiudiamo. Qui abbassiamo pure. Qui facciamo tutto abbastanza piatto. Ok, adesso che abbiamo questo spiazzo qua, incominciamo a fare, vediamo un po', non grandissimo, diciamo. 3, 4 e 5, è una 6, è una 7, 1, 2, ah, spuntiamo là, quindi, dannazio, vabbè, facciamo... Così. 6, 7. Cacchio, c'è l'altra pietra sotto. Mannaggia. Vabbè. Facciamo
ci arrangiamo in qualche modo. Dobbiamo fare subito il piccone di rame. E si è rotta pure la pala, perfetto. Ne facciamo un'altra. Allora, questa serie qua la vorrei fare molto rilassante, senza stare lì a rushare, senza stare a fare cose. Infatti si chiama sporadica per quello, perché esce sporadicamente. Però non vorrei stare lì a correre, a fare solamente puro relax. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ma relax del tipo anche, come vedete, ogni tanto non parlo spesso, appunto per cercare di rilassarci un po'. Senza star lì a diventare pazzi, a correre e a fare cose sovrumane. No, più che altro veramente lo prendo a relax anch'io. Stiamo aspettando poi, tra l'altro, un aggiornamento della 1.18 di Vintage Story, che credo che poi debba ricominciare tutto da capo. Perché cambieranno un po' di roba, anche se, diciamo, dicono no, puoi tenere il tuo stesso save, però secondo me è meglio non tenercelo e cambiarcelo totale e rifare tutto da capo. Allora, facciamo questo secondo, questa trincea, perché altrimenti gli animali ci vengono a rubare il cibo e a mangiarcelo, invece così rimangono intrappolati qui, perché cercano di saltare per andare lì, ma non ce la fanno. E noi li sfrutteremo appunto per cibarcene di carne. Quindi diciamo è la mega trappola. Adesso ci serve una scaletta. Ok. Che naturalmente non mi ricordo come si fa. Scala a corda, scala invecchiata, scala rovinata, scala di legno. Con i bastoncini in quel modo. Ah, bastoncini. Usciamo da qua. Cespuglio, cespuglio, cespuglio. Là. Buttiamo giù l'albero. Vediamo se ce la facciamo. Ecco la bestia, la nostra bella scala. Questo qui lo prendiamo e facciamo così. Così lo ripiantiamo. Ecco la nostra bella scala. Mi sono anche perso, tra l'altro. Eccoci qua. La casa è di là, quindi a questo punto io la mia scala la metterei qua. E qui chiudo. Perfetto. Abbiamo la nostra zappa e iniziamo a zappare. Proprio lo facciamo tutto e poi coltiviamo. Coltiviamo a manetta, poi sotto in casa dobbiamo farci un'altra zappa. Ok, zappa, bastoncino.
Oggi lavoreremo fino a tardi. Che ore sono? Sono già le 7 nel gioco, quindi fra un po' incomincia ad arrivare il buio, i mostri e le varie cose, e noi ce ne scappiamo. Allora, questa cos'è? Torba? No. Ok. Facci. Ne approfittiamo per raccogliere un po' di erba secca. Male non fa. Allora, potassio 95. 95, 90, tutto 95, perfetto. Poi dobbiamo diversificare per, non fa, per le risorse, per... Dobbiamo diversificare l'agricoltura, altrimenti si consuma troppo nutriente e non cresce nulla. Allora, qua cosa abbiamo? Niente di niente, abbiamo solo i funghi. Andiamo a casa. E ci andiamo a prendere i semi. Allora, i semi ce l'abbiamo qua. Abbiamo rapa e soia. E io direi di fare questo con la rapa, la soia. Perfetto. Poi questo lo portiamo qua. Qua cosa abbiamo? Segale e zucca. Che non si uniscono, ah, perché sono 64. Ce l'abbiamo i bastoncini. E poi qui cosa abbiamo? Questo e questo. Lino che ci serve. Quindi lino e farro. Ci prendiamo una torcia in mano. Ah, qua. Ok, perfetto. E coltiviamo. Perfetto. Abbiamo gli ultimi semi e li andiamo a mettere. Perfetto. Detto questo, io direi di chiuderci in casa e stare al sicuro. Ci prendiamo la nostra selvaggina, ci mangiamo due bocconcini e ci salutiamo per la prossima puntata, che naturalmente non so quando uscirà, essendo una... Non c'avevamo l'uva noi, no. Essendo sporadica, non so assolutamente quando uscirà. E spero che vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate un like, un commento e se vi va, iscrivetevi. E come sempre, siete mitici. Siamo full cibo. Alla prossima. Bye bye.